Nella scuola media del Plesso Mazzini dell'Istituto San Giovanni Bosco di Campobello di Licata è stata realizzata una giornata della prevenzione oftalmica. La dirigente scolastica Alessia Guccione ha voluto presenziare personalmente per ringraziare Lions Club Campobello Due Rose, che con a capo la presidente Vincenza Cacciatore e il sempre attivo segretario Salvatore Paci stanno svolgendo una serie di iniziative molto valide. Questo primo step per il controllo gratuito della vista degli studenti delle classi prime della scuola media è stato possibile portarlo a termine grazie alla collaborazione con l'Unione Nazionale Ciechi e Ipovedenti, che ha messo a disposizione l'unità mobile con l'autista e l'opera professionale dell'ottico Salvatore Lamattina e della dottoressa Maria Giovanna Intorre. Referente per l'istituto la professoressa Liliana Paci, che ha gestito assieme al vicepreside Salvatore Seggio tutta l'operatività della giornata. Questa iniziativa dà anche la possibilità di far emergere ed evidenziare le nuove patologie che insorgono proprio in età scolare e prima fra tutte la sindrome che sorge per l'uso eccessivo dei dispositivi elettronici. La sindrome può essere contrastata da una semplice regola, cioè ogni 20 minuti per 20 secondi guardare ad una distanza di 20 metri. Ma sentiamo la dirigente scolastica Alessia Guccione, la dottoressa Maria Giovanna Intorre, oculista, e l'architetto Salvatore Paci, segretario Lions. Anche quest'anno l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Campobello di Licata aderisce all'iniziativa promossa dal Lions Club, in questo caso il Lions Club Campobello Due Rose. E dunque oggi è la giornata dello screening oftalmico, un'iniziativa fondamentale per i nostri ragazzi, proprio perché dalla prevenzione sicuramente possiamo arrivare ad un migliore risultato e dunque diagnosticare anzitempo una problematica che potrebbe portarsi poi avanti negli anni. Io ringrazio profondamente Lions perché abbiamo instaurato veramente un rapporto sinergico e per le iniziative che propongono e ci propongono come scuole ci aiutano a crescere e a migliorare la nostra offerta formativa. Il nostro è uno screening di primo livello, stiamo visitando i ragazzi della prima media. Per molti di loro questa è la prima visita oculistica. Chiaramente noi siamo qui per escludere eventuali vizi di refrazione, quindi miopia, ipermetropia, astigmatismo e l'ambliopia, che sarebbe il cosiddetto occhio pigro. Sicuramente per molti di loro questa è la prima visita oculistica. L'uso scolastico ed extrascolastico dei device ha portato sicuramente all'insorgere di nuove patologie, in modo particolare la CVC, che sarebbe la Computer Vision Syndrome. È una sindrome che oltre a problemi di tipo posturale interferisce anche con gli occhi, chiaramente ci sono gli occhi arrossati, gli occhi secchi, mal di testa, annebbiamento della vista. La terapia per questa sindrome è rispettare la regola dei 20-20-20. Cioè ogni 20 minuti per 20 secondi guardare a 20 metri, cioè significa distogliere lo sguardo dallo schermo e guardare attraverso una finestra. Come ogni anno noi Lions siamo in sinergia con la scuola e l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco e facciamo questo screening preventivo sull'oftalmica. Questo screening lo estenderemo a brevissimo anche ai ragazzini della prima elementare, perché è lì che possiamo trovare delle problematiche che possono essere risolte in tempo. Grazie alla preside Alessia Guccione che ci ospita e ci permette di fare questa prevenzione importante.